questo libro che abbiamo curato con Andrea, Costituenti Ombra, il sottotitolo anche importante, Altri luoghi, altre figure della cultura politica italiana, nasce in estrema sintesi almeno da due esigenze. La prima è quella di tornare a parlare, di ripensare, di riflettere di nuovo su una stagione che è stata importante per la nostra storia repubblicana, alla quale la storiografia ha dedicato numerosi studi e ampio spazio, soprattutto fino agli anni 70 e 80. Poi c'è stata una considerevole battuta d'arresto e quindi abbiamo cercato di riprendere, partendo da quei contributi storiografici, sono numerosi, evocati nel libro, e per noi sono stati un riferimento, e cercando di cambiare la prospettiva. Quindi questa era la prima esigenza. La seconda, che è evidente dal titolo del libro e dal sottotitolo, è quella di affrontare questo periodo storico, questa assemblea, mettendo in evidenza contributi minori, personaggi, ma non solo personaggi, luoghi, istituzioni, anche partiti, che poi è il vero problema della nostra riflessione, cioè il confronto con i partiti di massa, che non sono presenti principalmente nel nostro lavoro perché sono stati fin troppo presenti, giustamente e legittimamente, nella storiografia precedente, al punto però da penalizzare i contributi minori e anche i partiti minori, come dimostra anche la bella copertina, bella questo schizzo di Guttuso, uno degli elementi, non l'unico, ma sicuramente uno degli elementi che emerge dai nostri contributi come quasi trasversale, la cultura azionista, di cui ci sono alcuni esempi in copertina significativi, da Calogero a Capitini, passando per Bobbio, e in senso più ampio quella libera socialista che trovava i suoi riferimenti in vari partiti politici, compresi i partiti di massa, quello socialista in particolare, ma non solo. All'interno di questa duplice prospettiva è emerso un panorama effettivamente ricchissimo, più di quanto appunto si pensava precedentemente, più di quanto noi stessi avremmo immaginato. E metodologicamente anche lì si è cercato di innovare la prospettiva, dando maggiore centralità a alcuni elementi che poi negli anni 40, nel 43, nel 44 sono risultati, anche se il termine non è del tutto corretto, ma brutalmente perdenti, dico brutalmente perdenti anche se non è proprio così, e che carsicamente sono riemersi successivamente fino all'attualità, in cui questi elementi, adesso dico quali, scusate, tornano di grande centralità. Dal problema delle autonomie, al problema, penso a Trentin, del federalismo nobile, così è stato chiamato ieri dal Presidente della Repubblica, un federalismo nobile, fino a quello di matrice maggiormente, e qui ci colleghiamo anche al nostro riferimento per la ricerca che è la Fondazione Olivetti, fino a quello del problema all'interno delle autonomie, del territorio e delle comunità. E questo effettivamente è un altro filo conduttore della ricerca, e non è un caso che sia stata proprio la Fondazione Olivetti alla quale ci siamo rivolti e che appunto in maniera con entusiasmo ha accettato di finanziare, di seguire, di collaborare alla creazione di questo prodotto, partecipando in maniera attiva, anche proprio grazie alla cultura di cui essa si fa interprete, che è quella della comunità olivettiana, sulla quale, tra le altre cose, oltre a essere un metodo di impostazione del nostro lavoro, c'è il saggio di Andrea, che più nel merito, gli passo la parola per parlare di questa prospettiva. Sì, effettivamente, ad aggiunta di quello che hai detto tu, c'è da dire che proprio la figura di Adriano Olivetti, direi, è centrale in questa ricerca perché rappresenta meglio di chiunque altro, la figura di intellettuale che nell'ambito dell'esperienza costituente volle dedicarsi con passione e intelligenza all'opera della progettazione costituzionale nel paese in ricostruzione e che però andò a scontrarsi con alcune difficoltà di dialogo, di comunicazione con le culture prevalenti nei partiti politici e soprattutto con le esigenze di continuità con le esperienze giuridiche precedenti al fascismo. Rimanendo dunque in questo senso ai margini del processo ufficiale. Abbiamo però mosso dalla consapevolezza che Costituzione non è soltanto un testo normativo, il risultato della somma degli articoli contenuti nel testo giuridico, ma è qualcosa di più ampio, è un prodotto di una cultura civile che rende vivo e innerva nell'interpretazione costituzionale quegli articoli, quei contenuti giuridici. E in questo senso tutti i costituenti ombra, tutti i contributi, ancorché marginali e in parte perdenti in quel contesto, sono riemersi.
Due parole in conclusione vorrei dire sul metodo di questa ricerca, perché davvero questo non è soltanto un volume collettaneo, ma al contrario è il prodotto di una ricerca condivisa tanto nella progettazione quanto nella concreta, scrittura dei saggi. Tutti i collaboratori, numerosissimi, più di 30, tutti appartenenti ad una generazione di persone che per la prima volta approcciavano agli studi e agli scritti sul periodo costituente, molti precari delle università italiane in questo particolare momento non felice, e tutti coinvolti in numerose riunioni tenutesi qui alla Fondazione e portati verso modelli omogenei di interrogazione delle fonti, di rapporto con i documenti, di predisposizione anche di saggi che direi vogliono essere leggibili, vogliono essere più fluidi del normale testo accademico, il che rende, penso, anche in questo senso il libro molto compatto e la ricerca, benché così pluralista nelle voci che l'hanno animata, la rende però un prodotto omogeneo con una sua identità. E speriamo che questo progetto possa rappresentare il punto di partenza di futuri ulteriori studi su questo tema, perché davvero l'esigenza è quella di continuare a scavare nella produzione culturale che ha affiancato i lavori dell'Assemblea Costituente.